Assessore, che cosa sta facendo la Regione per le politiche abitative? Sta mantenendo gli impegni che abbiamo assunto durante la predisposizione e l'approvazione del bilancio di quest'anno. Con le tre delibere che abbiamo approvato ieri andiamo a destinare oltre 35 milioni per quanto riguarda interventi sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 28 milioni spalmati in tre anni sono per le ristrutturazioni degli alloggi di risulta, quindi quegli alloggi che vengono lasciati e che hanno bisogno di essere ristrutturati prima di essere assegnati. Dal rapporto 2018 risultano in Toscana circa 3.000, 1.000 dei quali non finanziati. Ebbene, con le risorse che noi destiniamo, alle quali si aggiungeranno anche oltre 7 milioni provenienti dal governo con la legge 80, se consideriamo una media di circa 20.000 euro di intervento per alloggio, andiamo praticamente a finanziare tutto il fabbisogno, consentire la ristrutturazione e la riconsegna di questi alloggi. Quindi una risposta importante dal punto di vista sociale, ma una risposta importante anche dal punto di vista della ripartenza attraverso investimenti in edilizia, un settore che sappiamo anche in passato essere in molta sofferenza. Gli altri interventi previsti sono 4.400.000 euro per interventi negli impianti di manutenzione per quanto riguarda l'energia, l'efficienza energetica, il miglioramento di questi impianti, l'installazione di pompe di calore, fonti di energia alternativa, quindi anche in questo caso investimenti che consentono di intervenire su due fronti, cioè da una parte quello della diminuzione delle bollette che gli affittuari dovranno pagare, dall'altro quella di un migliore impatto ambientale con la diminuzione delle emissioni. Gli altri 3 milioni che fanno parte della dotazione deliberata ieri sono destinati ad un bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane relativo all'autocostruzione e all'autorecupero, vale a dire una modalità di costruzione destinata a cooperative o soggetti che si costituiscono, dove i partecipanti all'assegnazione del contributo sono quelli che parteciperanno poi alla progettazione e alla realizzazione dei propri appartamenti, con la collaborazione dei comuni, di altri soggetti no profit che vogliono partecipare a questa operazione, come è avvenuto in passato, anche con risultati interessanti, e oltre a dare la possibilità di avere una casa partecipando alla sua costruzione, è anche un percorso, un'esperienza di vita, perché mette a contatto questi nuclei familiari in tutta la fase della progettazione, della realizzazione, che si conoscono, che collaborano, e quindi questo va a beneficio anche del buon clima futuro da parte dei condomini che abiteranno la casa che hanno realizzato insieme e gestiranno anche gli spazi comuni che in essa sono previsti. Poi ci sono dei contributi per a sostegno dei canoni di locazione. Sì, per quanto riguarda i contributi affitto, noi avevamo dato l'ok, siamo stati la prima regione, una delle poche che ha stabilito questa misura, vale a dire di un contributo straordinario per il pagamento degli affitti destinato alle persone che, causa l'emergenza sanitaria legata al Covid, hanno perso nei mesi delle chiusure delle aziende, della necessità di stare in casa, oltre il 30% del reddito rispetto all'anno precedente. E queste risorse sono accessibili alle persone che, partecipato a bando pubblicato dai comuni, hanno un reddito ESEE inferiore ai 28.600 euro rapportato al 2019. I bandi ancora non sono tutti chiusi, sono in corso.
c'è stata, dire, comunque una risposta molto importante a dimostrazione che abbiamo colto un bisogno reale. Noi avevamo autorizzato i comuni a spendere intanto mettendoli a disposizione con i bandi circa 8 milioni che erano già loro in possesso per quanto alla morosità incolpevole, dirottandoli invece sul contributo affitto. Ora sono in arrivo da parte del governo altri 9 milioni e 3 più 3,8 che vanno direttamente nella cassa dei comuni. E noi, sulla base delle graduatorie che i comuni stanno redigendo, decideremo quali destinare ai contributi straordinari e quali destinare invece ai contributi che saranno elargiti con i bandi ordinari, così come vengono fatti tutti gli anni. Una cosa è certa: se mettiamo assieme le risorse già autorizzate, quelle che sono in arrivo da parte del governo, quelle messe dal bilancio regionale, noi quest'anno, in virtù di questa emergenza, destiniamo 20 volte in più di risorse rispetto a quelle che erano state destinate 3 anni fa.